Hi Venner, bentornati su Noele, da un po' che manco su questo canale. Settimana scorsa non sono riuscito a uscire, ma adesso mi faccio perdonare, scusate, come al solito, periodo abbastanza intenso. Per chi non lo sapesse, questa non è la mia attività principale, quindi io pubblico video in base a quando riesco anche a coordinarmi bene col lavoro e la vita privata. Finalmente ho un mezzo sfondo, che adesso non si vede perché la luce di quel quadro, cioè la luce riflette quel quadro. Comunque è come By Your Name, ci sono anche le locandine di Gran Budapest di Wes Anderson, che è il mio film preferito. Tra l'altro sono andato a vedere The French Dispatch, l'ultimo film che mi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, e ho anche iniziato a riempire i miei cubi. Vabbè, ciancerie. Questo video ritorna ad essere una guida perché era un po' che ce l'avevo in mente, ma non avendo mai fatto domanda per studiare in Svezia non me ne ero mai informato, quindi ho preso un po' di tempo per informarmi, anche perché ho visto che quello della Danimarca vi è piaciuto e continuano ad arrivarmi domande, commenti, eccetera, e ho visto che in Svezia anche la situazione non è più chiara, ma non così tanto. Allora ho detto, facciamo un video su tutto quello che serve sapere per studiare in Svezia, quindi mi sono informato come se io dovessi fare domanda. Quindi, prima di iniziare, vi invito come al solito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella per non perdere nessun video. Vi invito a fare un giro sul mio sito www.noglen.eu, dove già trovate l'articolo correlato con tutte le informazioni più approfondite, e poi a fare un giro sul mio profilo Instagram, noglen.eu, che è, diciamo, il social che uso più di tutti, quello dove interagiamo di più, insomma, dove mi fa piacere conoscere qualcuno di voi. Tra l'altro, sto valutando se tornare su TikTok in maniera seria. Fatemi sapere se la cosa vi potrebbe interessare, perché nel caso mi attivo. E direi che possiamo iniziare. Allora, certamente lo sapete, la Svezia di tutti i paesi scandinavi è quello più grande, quello che ha anche un'economia più variegata e complessa, e quindi riesce a offrire anche maggiori possibilità. Se già in generale la Svezia, la Norvegia, la Danimarca e la Finlandia comunque non è che sono paesi da buttare, l'avete visto, la Danimarca anche lei comunque offre diverse possibilità. La Svezia però, per diversi motivi, ne offre ancora di più, soprattutto per chi vuole lavorare nel campo del design, che è la materia più scelta in Svezia dagli studenti non svedesi, ma anche per quanto riguarda, per esempio, l'industria musicale. Vi lascio qui sotto anche un articolo che ho scritto su come la Svezia sia effettivamente una potenza nell'industria musicale, e oltre a quella, perché pensate che Spotify stesso è un software, una realtà svedese, e ha rivoluzionato l'intera musica, ma molti produttori svedesi producono canzoni di artisti di tutto il mondo, come Lady Gaga, come Marina in The Diamonds, che si chiamava così una volta, si chiama solo Marina, ma anche Rihanna e via dicendo. E oltre al fatto che ci sono tanti artisti svedesi famosi in tutto il mondo, oltre agli ABBA, più di recente conosciamo Robin, oppure Zara Larsson, ancora più recente, pensiamo anche agli Swedish House Mafia. Quindi anche in quell'ambito offre tante possibilità, così come offre tante possibilità nel settore del tech, del digital e in generale dell'ingegneria, anche automobilistica, visto che c'è Volvo, insomma il suo quartier generale è ancora lì. Quindi ci sono tante possibilità in questo senso, e lo dimostra il fatto che su 350.000 studenti mediamente all'anno in Svezia, 34.000, quindi un buon 10%, forse anche di più, sono stranieri, perché le possibilità sono appunto tante. Iniziamo con ordine, ovvero dal quanto costa, che è la domanda ovviamente più cercata. Al pari della Danimarca, il sistema svedese fa sì che, per concetto, per società di tutti questi paesi, l'istruzione debba essere gratuita. Quindi, tolta la tassa di iscrizione, che non mi ricordo mai, non so, penso debba essere sui 200 euro, una roba del genere, l'università è gratuita per gli studenti europei. Questa è una manna dal cielo, perché in realtà, esattamente come per la Danimarca, i costi da sostenere sono tutto il resto, nel senso che la vita in Svezia costa tanto, e costa molto di più che in Danimarca. Ovviamente, come al solito, io dico sempre, dipende da il polo che scegliete. L'università più prestigiosa è quella di Uppsala, che è a nord di Stoccolma, e sicuramente vivere a Uppsala offre degli affitti più bassi rispetto a vivere a Stoccolma stessa, ma anche a vivere a Göteborg. Fare l'università di Stoccolma, che comunque esiste, implica che i costi si alzino tanto. Pensate che un affitto medio a Stoccolma di una stanza dovrebbe costare intorno agli 800 euro al mese, quindi non proprio quisquilie, considerando che 800 euro al mese a Milano ci paghi, oddio, ci pagavi in monolocale in periferia.
Ecco, a Stoccolma bisogna mettere in conto in questo. Chiaramente a Uppsala i prezzi sono leggermente più bassi e quindi la vita è più sostenibile. Secondo me Uppsala, tra l'altro, è un'università meravigliosa, quindi se dovete andare in Svezia a studiare, Uppsala è la prima scelta. In generale, oltre a questo, oltre all'affitto, dovete mettere in conto le varie spese, quindi andare a fare la spesa, le uscite e altri vari imprevisti che ho visto anche vedendo cosa hanno scritto nei vari gruppi e sentendo persone che ci hanno studiato stabilmente, partono tra affitto e via dicendo tra gli 8.000 e i 10.000 euro all'anno, che non sono pochi. Quindi il fatto che l'università sia gratuita è una manna dal cielo. L'altro costo che un italiano deve mettere in conto è quello della traduzione certificata del proprio diploma di superiore, oppure della laurea, del diploma di laurea triennale, se nel caso volete andare a fare una magistrale, che è il mio consiglio, poi ci arriviamo. La traduzione certificata in realtà vale anche per se andate in Danimarca o in Norvegia, questo perché l'italiano non fa parte delle cosiddette tre lingue del lavoro europee, che sono invece spagnolo, no, inglese, francese e tedesco. Non so se adesso con la Brexit è stato aggiunto anche lo spagnolo. Comunque non c'è l'italiano e quindi dovete rivolgervi a un traduttore certificato che provvederà a, visto che si tratta di un documento ufficiale, a tradurre il vostro diploma in lingua inglese o svedese. Io vi consiglio l'inglese perché nel caso almeno è valido anche per eventuali altri paesi, però potete farvelo fare anche in svedese. La traduzione ha un costo una tanto, naturalmente, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100, 110, 120 euro massimo, insomma, se vi chiedono di più io vi consiglio di cercare altro perché comunque la spesa dovrebbe essere quella. C'è poi un altro costo che secondo me è quello più interessante, ovvero quello delle Nations. Ogni università svedese per obbligo propone delle Nations, che sono delle sorta di associazioni che servono per accogliere nuovi arrivati, quindi per socializzare. Io ricordo, bisogna sempre contestualizzare il paese di cui stiamo parlando, quindi un sistema molto socialista che spinge per l'inclusività, almeno sulla carta, e quindi per far sì che i propri studenti collaborino. Questa è una filosofia di vita che vale anche per chi lavora in Svezia, ovvero queste aziende che fanno tanto team building, che creano senso di appartenenza, perché ci sono ovviamente dei motivi anche per quanto riguarda la produttività e insomma la competitività stessa dell'azienda, e questo vale anche per l'università. Queste Nations si organizzano per area di interesse, quindi potete scegliere quella che vi interessa di più, si va dalla musica, alle arti visive, al cinema, fino anche a cose un pochino più nerd, come gli anime e i manga, dipende poi dall'anno, dipende anche dalla università che avete scelto. Comunque, la partecipazione, dicevo, è obbligatoria, ma il costo non è elevato, perché si parla di un'iscrizione che costa tra le 150 e le 300 corone svedesi all'anno, che sono circa 15, se sono 150, o 30 euro all'anno. Quindi, diciamo, un costo sostenibile, che però va aggiunto al costo generale di questa vita, della vita che ho detto. Quindi, quanto costa studiare in Svezia? Se prendiamo solo l'università, niente. Se invece si considera tutta la vita, insomma, è un costo importante da tenere in considerazione. Per quanto riguarda i requisiti linguistici, bisogna fare una divisione tra quello che è la triennale e quello che è la magistrale. Io prendo sempre a paragone la Danimarca, perché è un video che ho già fatto, e che, magari chi ha visto il video sulla Danimarca vede anche questo, può fare un paragone anche lui. In Danimarca le triennali in inglese sono poche, e complice anche il governo che non si capisce cosa voglia fare, sono ancora di meno da quest'anno. In Svezia la situazione è un pochino più rosea, e teoricamente sul sito dell'università, delle varie università, c'è scritto che la conoscenza, certo, certificata della lingua inglese, è già un requisito sufficiente per iscriversi, ma a mio parere, anche per quello che ho visto, sono sì di più, ma in generale le triennali in inglese sono ancora pochine. Quindi il mio consiglio è sempre, come anche per la Danimarca, di andare a fare l'università in Svezia più su una magistrale, puntare più su una magistrale. Primo, perché comunque le triennali italiane non sono proprio da buttare. Secondo, perché le magistrali, che loro chiamano master, sono molto più, in inglese ce ne sono molte di più e offrono anche tante più possibilità per quanto riguarda la scelta, ce n'è molta di più, specie per quanto riguarda l'ingegneria e via dicendo. Quindi anche questo, la conoscenza della lingua svedese è, diciamo, fondamentale, comunque altamente consigliata se volete fare una triennale. So già che arriveranno alcune domande. Medicina e giurisprudenza sono in svedese per lo più, perché ovviamente sono, come per la Danimarca, come per l'Italia, sono due facoltà fortemente legate al sistema o giuridico o sanitario di quel paese, quindi ovviamente vengono fatte nella lingua svedese. Comunque,
al di là di quello che può servire per l'università, il mio consiglio è sempre di studiarvi lo svedese già dall'Italia. Questo perché sapere la lingua, soprattutto in Svezia, vi dà modo di essere più accettati. Lo dico sempre anche noi italiani, quando qualche straniero parla italiano ci riempie un po' di orgoglio, ci fa piacere comunque e tendiamo a includerlo di più, ma non per razzismo, perché ci viene più naturale, uguale loro, che sono molto più, essendo nordici, sono molto più schivi, più riservati. Se dimostrate di sapere, quantomeno provare a sapere la loro lingua, vi accetteranno più facilmente, tolto che lo svedese medio è più snob del danese medio. Quindi si fa, secondo me, un pochino più di fatica, ma in questo io vorrei sapere chi effettivamente ha vissuto in Svezia o ci vive, come si è trovato. Arriviamo quindi a come ci si iscrive. Esattamente come la Danimarca, il sistema universitario svedese è centralizzato, quindi è statale. C'è un unico sito che serve per iscriversi a tutte le università, facoltà di tutto lo stato. Il sito è www.universityadmissions.se. Io però vi consiglio di farmi prima un giro sui siti specifici dell'università, che può essere quella di Göteborg, Stoccolma, Uppsala, quella che vi pare, vedere i corsi e l'offerta formativa che propongono e poi sarete da loro stessi rimandati con un link a universityadmission.se, dove dovete caricare la documentazione, tra cui il vostro codice fiscale, la vostra carta d'identità, la data di nascita, tutti i vostri dati personali, insieme alla copia digitale del diploma certificato, e penso richiedano anche i crediti che avete fatto, perché essendo ammissione statale, quindi con una sorta di concorso, esattamente come la Danimarca, per essere ammessi non c'è un sistema di esame come da noi quando sono a numero chiuso, ma valutano la vostra compatibilità in base alle ore delle materie che avete e quelle che la conoscenza richiesta in quella facoltà. Mi spiego meglio: se volete fare ingegneria dovete avere un vissuto in matematica, delle ore di matematica al liceo molto alto, quindi è molto poco probabile che sarete presi se avete fatto il classico e non avete ore di potenziamento in matematica, che comunque potete fare. È altamente probabile se avete fatto uno scientifico, ancora più probabile se avete fatto uno scientifico potenziato, quindi con ancora più matematico, quello che si chiama scienze applicate, che include ancora più ore di fisica, non lo so, chi ha fatto scienze applicate me lo dica. Viene valutato anche questo, quindi voi dovrete, oltre a chiedere la copia del diploma alla vostra scuola superiore, dovrete richiedere anche le ore che avete fatto delle varie cose, dovrete insistere perché le segreterie non tendono a darlo facilmente, perché molto spesso non capiscono cosa le chiedete, voi insistete e vedrete che parlando con quella più sveglia, ce n'è sempre una più sveglia in segreteria, lei vi darà una mano. A me ha aiutato molto quando l'avevo chiesto io per la Danimarca, perché mi aveva preso a cuore, era molto brava e mi aveva aiutato. Per quanto riguarda il periodo di ammissione, anche qui il sistema funziona come quello danese, ovvero bisogna iscriversi, tipo se mi volessi iscrivere all'anno accademico 2022-2023, mi devo iscrivere già durante l'anno accademico di quest'anno. Tendenzialmente i corsi, le ammissioni aprono a gennaio o febbraio e si chiudono entro fine di marzo, perché poi così hanno il tempo, perché poi devono tenere conto non solo degli studenti europei, ma anche di quelli extraeuropei, perché ci sono posti dedicati, insomma. Devono vedere tutte le richieste che arrivano e hanno il tempo di dirti se ti hanno meno preso. Poi la risposta dovrebbe arrivare intorno all'estate, a metà luglio, una roba del genere. Infine, l'altra cosa che ho visto che è più richiesta è se serve la residenza. La residenza in Svezia non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. Questo perché, visti anche i costi elevati, inevitabilmente dovrete lavorare per mantenervi, e quindi per lavorare serve la residenza, perché la residenza dà accesso ad avere il codice fiscale, quello che da noi sarebbe un codice fiscale, quindi poter aprire un conto bancario e quindi poter essere pagati, perché molte aziende svedesi richiedono un conto bancario svedese per poter pagare. Quindi, diciamo, non è proprio obbligatoria, ma è consigliatissima. Richiedere la residenza è facilissimo, è una questione di pochissimi giorni. Skatteverket.se, ci sono vari motivi per cui la richiedete. Voi, se andate lì come studenti, la chiedete perché siete studenti, ovviamente dopo l'ammissione all'università, perché vi chiederà di specificare l'università, poi l'indirizzo non è necessariamente quello che poi avrete definitivamente, però vi serve giusto per avere questo benedetto codice fiscale e via dicendo. Concludo il video, che spero sia stato abbastanza ordinato. A differenza della Danimarca, la Svezia non propone nessun tipo di sussidio come lo student udenelse, che è l'SU danese. Quindi c'è un po' più di svantaggio, nel senso, se l'SU in molti casi è un vero e proprio stipendio che permette con un part-time di avere una vita tranquillissima, di poter sostenere gli esami, eccetera, in Danimarca invece questa cosa non c'è, ed è da tenere conto, perché ovviamente c'è un po' da faticare in più, quindi magari un lavoro che non è
un lavoro part-time può non essere sufficiente, questo sempre in base a dove andate a vivere, e quindi magari vi consiglio di trovare un lavoro non full-time, ma un lavoro che vi possa aiutare in più. C'è però un'agevolazione, la Student Card, che viene data a ogni studente in Svezia, che diciamo include agevolazioni di vario tipo anche sulla spesa e non solo per quanto riguarda le attrazioni, però su quello vi consiglio di informarmi meglio. Va bene, io spero di aver detto tutto in maniera chiara ed esaustiva. Se avete altre domande fatele qui sotto, spero di potervi rispondere, e soprattutto vi rinnovo l'invito a vedere l'articolo che è uscito insieme a questo video, perché è tutto spiegato ancora più nel dettaglio anche su dove studiare lo svedese, ma comunque in quel caso ho fatto anche un altro video e un articolo apposito. Vi rinnovo l'invito anche a seguirmi e iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!